Rinnovata l'iniziativa delle rampe con la Venice Marathon, da questo punto di vista quindi si continua questa importante tradizione. Sì, effettivamente, è il decimo anno che l'iniziativa a Venezia, le barriere si superano di corsa e si ripete, no? È un'iniziativa nata appunto 10 anni fa che prevede il mantenimento, che prevede che le rampe collocate per la corsa siano utilizzabili da tutti gli utenti per un periodo che si prolunga oltre la corsa, quindi da ottobre fino normalmente a febbraio, carnevale, insomma fino a periodo di carnevale. Signora, ci troviamo anche quest'anno per questa iniziativa della Venice Marathon, le rampe qui a Venezia per dare una mano anche alle persone che non sono normalmente dotate. Eh sì, io sono veramente grata a Venice Marathon per questa opportunità, perché Matilde ha 10 anni, è in carrozzina in sedia a rotelle da quando aveva 2 anni per una malattia neuromuscolare. E per noi sono una salvezza le rampe, perché muoverci per Venezia diventa sempre più difficile, perché la bambina incomincia a pesare e le fatiche quotidiane sono tantissime. E quindi questi mesi di rampe ci permettono di poterci muovere un po' più liberamente, soprattutto perché poi io abito in una zona dell'Accademia che per raggiungere le fermate dei vaporetti c'è da fare obbligatoriamente un ponte. E devo dire che da quest'anno Matilde, che incomincia ad avere, cioè a 10 anni, incomincia così a richiedere un po' di autonomia, ha incominciato proprio da 15 giorni a questa parte ad uscire da sola con qualche amica e vanno in giro per la zona di casa a prendere un gelato, e per me questa è una fonte di enorme soddisfazione, perché altrimenti la bambina tende a restare chiusa in casa, perché è difficile poterla portare sempre in giro. E io sono veramente felicissima di questa iniziativa e ringrazio chi ha avuto la brillante idea di lasciare le rampe anche per più tempo oltre la Venice Marathon. Tiziano Grazzottin del Gazzettino. Allora, questa iniziativa di sensibilizzazione dell'utilizzo delle rampe accessibili. Sì, diciamo che nasce dalla constatazione che in alcuni giorni il flusso di traffico di persone su queste rampe quasi impediva in realtà il passaggio delle persone disabili, delle persone in carrozzina, delle mamme con le carrozzine, e quindi abbiamo documentato questa situazione sul Gazzettino e poi abbiamo fatto questa proposta che l'organizzazione della Venice Marathon ha raccolto, devo dire, in tempo reale, di mettere all'inizio delle rampe in sostanza un adesivo con delle icone internazionali per invitare le persone a lasciar passare, a dare una priorità, come si suol dire, appunto a tutti coloro che hanno un disagio, che sia di tipo motorio, che siano mamme con i bambini o quant'altro, proprio perché loro abbiano una sorta di canale privilegiato e non si trovino bloccate da questo flusso continuo di persone. Michael, allora, cosa dici di queste rampe? Penso che siano un ulteriore ausilio che permette alle persone disabili o comunque ai genitori con bambini in passeggino di girare agevolmente parti della città che altrimenti sarebbero difficili da raggiungere. Ecco, tu sei contento che ci siano, immagino, no? Certo, sì. E comunque sono sempre stato dell'idea che, a differenza di quel che si pensa, Venezia sia molto più accessibile appunto di quanto si pensa, perché a differenza della terraferma dove ci ho abitato per una ventina d'anni, un disabile comunque abitando come me in una zona centrale, grazie ai vaporetti e alle rampe appunto, si può muovere agevolmente in maggior parte della città.